Buongiorno. Ciao gente. Oggi è giovedì 9 maggio e abbiamo un piano davvero molto interessante. Ciao gente. Infatti sì, andremo al salone. Al salone sono le 7:17, siamo già un po' in ritardo. Sì, dobbiamo sbrigarci. E niente, adesso facciamo colazione, portiamo fuori il Torino, io intanto preparo anche il pranzo e ci incamminiamo. Ci vediamo al salone, sì. Ciao. Ettore. Notare la porcosità che mi sto portando come pranzo è un panino con zucchine, salsa guacamole e pomodorini secchi. Non vedo già l'ora che arrivi l'ora di pranzo. Per i prossimi tre posti, quindi quelli del 15, del 17 e del 20. E l'unica cosa che ieri non mi ha affilata nessuno quando ho chiesto a chi devo fare. Qualcosa, mi sa di no. Mi avvicino col mio faccione. Ciao. Ciao. Allora, sto leggendo uno scialla corto d'Europa che è tipo un regalo tenerissimo che mi ha fatto Sebastiano, che ringrazio tantissimo. Ha voluto farmi un pensierino per il periodo che sto attraversando. Comunque, devo dire che al momento sono proprio all'inizio, ma già mi sta piacendo. Ha quelle atmosfere così particolari, stile secondo me Le Mille e Una Notte, è molto fiabesco, molto particolare, e tutto questo oriente che trasuda è qualcosa di affascinantissimo. Finora già in tantissimi mi avete detto che questo libro è un piccolo capolavoro. Devo dire che ho già trovato dei passi da sottolineare, degli appunti da prendere, e niente, sono contentissima di averlo cominciato. Spero davvero vi piaccia, spero si senta quello che sto dicendo. E niente, il nostro viaggio verso il salone continua. Come ti senti? Bene, rilassato. A più tardi. Ho un déjà vu. Siamo arrivati. Convintissimi di poter saltare la fila, invece no. Ci possiamo serpentare con la Garda. Mannaggia. L'immagine piccolina, si vede a poco, quindi non capivo. Ciao. Eccoci qui. Primi fan, posso chiamarmi da solo? Sì. Super fan. Celeste e... Stefano. Ho il tuo nome. Stefano. Due nomi bellissimi. E finalmente hanno una faccia, gente. Sono contentissima, veramente. Anche quei commenti hanno una faccia, sì. Sì, esatto. Grazie, noi siamo contenti, finalmente.
parte. Nel frattempo abbiamo incontrato Melissa e Pier Giorgio. Ciao. Colosa questa bambina. Un salutone. Ormai è un appuntamento fisso con voi. Eccoci gente, ci abbiamo trovato un posto a sedere, una, non so, una sbarra di cemento. Ci sono un sacco di scolaresche, un sacco di... Siamo in settimana, quindi ci sta. Però comunque c'è molta meno gente rispetto al sabato. Poi sembra stia per mettersi a piovere. Erano 25 gradi, ma sta cominciando a piovere, vabbè. Abbiamo incontrato Giorgio, la Melissa, la Celeste e il suo bello. E ancora qualcun altro dovremmo incontrare dopo pranzo, non mi ricordo chi, ma poi Martina, dire a lei. Martina è sera di... Ciao Martina, ciao Martina. Ci mangiamo il paninazzo da salone e basta. Ci buttiamo di nuovo nella Venezia. Abbiamo già fatto un po' di shopping, sicuramente più io di lei stavolta, quindi poi gli mostreremo tutto a tempo debito. Assolutamente. A dopo. Un video? Facciamo un video. Cosa caffè, insomma. Caffè salone, vediamo com'è. Siamo qui davanti alla coda della sala oro, non per entrare nella sala oro, ma per incontrare una persona che sarà in coda per entrare nella sala oro. Interessante come cosa. Quindi adesso aspettiamo che la persona che cerchiamo si metta in coda, così poi la becchiamo in coda. Vi terremo aggiornati. Ma va che bel cielo azzurro. Eccoci qua, siamo usciti ragazzi. Sì, ce l'abbiamo fatta. È un po' presto, ma alla fine abbiamo visto tutto, quindi oggi non c'era chissà che di eventi, c'era poca gente, quindi ottimo quello sì. Giovedì è giornata perfetta se avete bisogno di guardare il tutto in tutta tranquillità, fare i vostri acquistini. Basta però, non c'è nient'altro da vedere, quindi... Sì. Pochi incontri, però vabbè, abbiamo fatto un po' di shopping. Niente, adesso visto che è ancora presto abbiamo il treno fra 4 ore forse, sì. 3-4 ore. Torniamo al Parco del Valentino qui a Torino, che è molto bello, non ci andiamo da un po' di tempo. Facciamo un giretto lì, ve lo facciamo vedere, dai, già che ci siamo, uniamo un vlog torinese, tanto per cambiare. Eccoci, c'è un bel sole, siamo sopravvissuti alla metro automatica che lei fa tanto paura. Si guida da sola, cioè vi rendete conto? Ma è bellissima, è una figata bellissima. Poi se ti riesce a mettere davanti come eravamo noi adesso, che meraviglia. Niente, adesso 10 minuti a piedi dovremmo essere al parco. E niente, ci vediamo lì a sti punto direttamente. Ma va che bel posto. Cosa sarà? Boh, poi ci informiamo. Bello, bello. Mistero svelato. Cos'è questo posto? È il Politecnico. Il Politecnico. Il Castello del Valentino è il Politecnico, molto bello. Ciao, usciamo prima che ci facciano fare qualche esame. Via. Come va? Sono già stanca. Abbiamo fatto da qui a lì. Opa, ce la puoi fare. Una volta che ci si siede è finita. Dai. Anche i piccioni sono qui, sennò si ciberanno del tuo cadavere se non ti alzi tra poco. Vai. Oh, madonna. 31 anni, sentirli tutti. Guardate che carino, tutto verde.
Ed è gigante, eh? Questa è solo una piccola parte. Qua c'è la pipi che fa la social, il po. Bello, bello. Distrutti, sì. È uscito un raggio di sole e un caldo micidiale. Sì, infatti, è quello che ci ha distrutti poi. Comunque, adesso siamo al bar, caffettino. Aranciata Lorisia. 4 euro di aranciata, ma è buona. E niente, adesso con calma aspettiamo il treno e ci incamminiamo a casa. Ci rinfreschiamo. Se passate in stazione a Torino, Porta Nuova, questo bar è molto buono. È un po' caro. È un po' caro, ma è tranquillo, c'è il pianoforte in sottofondo, che c'è sempre qualcuno che lo suona. Bello, bello. Come in Piazza San Marco, insomma, anche i prezzi sono quelli. Ciao. Qualcuno aveva un po' di fame. Si è fatta fame, si è presa la brioche, metà pistacchio e metà Nutella. Ma ti rendi conto? Questa. Mi ha fatto un mutuo in sto bar, mi ha speso più qua che la storia del libro. Vabbè, interessante. Io ho fame. Solito giro in libreria in stazione. D'obbligo. Siamo in stazione, mancano tipo 8 ore all'arrivo del nostro treno. È esagerato adesso. A questo punto vi portiamo con noi fino a stasera a cena, visto che ormai è diventato un vlog, esatto, generico con all'interno un salone del libro. Comunque, nel complesso ti è piaciuto? Sì, sì, mi è piaciuto. C'era molta poca gente, quindi ero molto contento che si potesse girare bene. Sì, sì, era fattibilissimo oggi. Ho fatto shopping, quindi sono contento anche di quello. Sì, sì. E sì, poi alla fine ce ne siamo andati perché avevamo fatto tutto, quindi... Però andati relativamente presto, sì. Ti è piaciuto? Sì, anche io mi dispiace di aver fatto poco shopping, cioè ho comprato solo un libro e basta. Sì. Però sì, dai, è stato carino, penso proprio che l'anno prossimo torneremo più che altro per vedere gli eventi, perché... Sì, esatto, alla fine c'è libri a prezzo pieno. A meno che non trovi le offerte come quella che ha trovato lui. Sì, il 3x2 da Fanucci, comunque il libraccio, che vabbè, fai sempre sui prezzi scontati, ma... Per comprare sì, non vale molto la pena, più per vedere la gente, gli eventi, appunto, quelle sì. L'atmosfera. Esatto. Per incontrare i fans. Ciao, sì, fans. E nuove persone, mm-hmm, colleghi, insomma, per quello certo, in effetti sì. Ci vediamo dopo a questo punto. Sì, sì, dai. Magari facciamo un outro fatta con meglio, con qualche considerazione in più, sì, più a freddo. Sì. A dopo. A più tardi. C'è un sacco di pioppo. Sì. Mio Dio. Eccola, letterina! Letterina! Ci siamo mancati! Oh, sono anch'io! Ah, ecco, ciao! Sì, stavi dormendo di brutto, te! Sì. Eccoci! Sì, ci siamo lavati le mani, fatto mangiare letterina. Voglio di cucinare ovviamente zero, quindi... Quindi? Cinese! Cinesino di fiducia d'emergenza. Allora, cosa abbiamo? Vediamo le due porzioni di involtini primavera, belli fritti, belli untina, belli secchi. La Pipi ha preso una porzioncina di ravioli di verdure, sì, veganissimi, adesso poi le assaggiamo. Abbiamo poi i piatti forti, li abbiamo presi uguali stavolta. Oli! I cerotti o i gnocchi di riso. Gnocchi di riso. Con verdure, sì, è stessa cosa anche di qua. Sono buonissimi. Belli cerottosi, belli cinesoni, madonna mia. Finite che assistiamo al ribaltaggio. Quello che vuoi. E voilà. Un cubotto di cerotti. Il parallelepipedo di cerotti. Adesso pappa.
il solito Star Trek, ma stavolta non finiamo con lo Star Trek come sempre tutti i nostri vlog, perché poi dopo ci facciamo vedere i nostri acquisti, i miei più che altro. Ed eccoci qua, siamo col pancino pieno, riposati più o meno, una bella dormita ci vuole adesso. Andiamo diretti a letto, che le sono. Le 9:15, è tardissimo. Sì. Allora, comunque, vi volevamo un po' tirare le somme di quella che è stata la giornata, mostrarvi gli acquisti che ci sono stati. Il bottino. Insomma, raccontarvi un po' tutto. E Torino si sta sbranando uno degli acquisti. Mm-hmm. Allora, come è andata la giornata? Nel complesso, stavamo riflettendo prima, ci è piaciuta perché era molto più vivibile, si poteva camminare tranquillamente, si potevano guardare gli stand senza troppo casino. Sì, rispetto all'anno scorso che eravamo andati di sabato, non c'è paragone, proprio sì. Molto vivibile, appunto. Siamo riusciti anche a prendere un caffè, cosa che per noi era impensabile quando l'anno scorso. Sabato scorso c'erano i vari stand lì della pappa sparsi nei vari padiglioni, ma erano tutti invivibili. Delle code, ma tutte le ore andavi c'era sempre una coda incredibile, infinita. Stavolta invece siamo anche riusciti a prendere un caffè. Appunto, esatto. Quindi. Tanta roba. Quindi è sicuramente un gran pro. Il grandissimo contro è che se andate di giovedì o di lunedì, eventi non ce ne sono, o ce ne sono veramente talmente pochi che... Esatto. Noi volevamo incontrare un po' di persone, ma ce n'erano veramente poche oggi. Sì. Poche ma buonissime, però tante altre che avremmo voluto rincontrare, che non vediamo da un sacco di tempo, vedremo nei prossimi giorni, giustamente. Quindi. Esatto. L'anno prossimo, se andiamo, o comunque la prossima volta, io proverò ad andare appunto di venerdì, stavo dicendo che... Magari quella via di mezzo, che non è giovedì, che non c'è nessuno, è bello, però non c'è poi nessuno da incontrare. Però, sai, più vicino al weekend c'è un po' più di casino, ma comunque ci sono molti più eventi. Esatto. Domani, ad esempio, c'era Barbero, c'era la Merino Tomb. E un sacco di voi che volevamo incontrare anche domani. Esatto, ci siamo persi Sebastiano. E il sindaco di Giarratana, Sebastiano. Oh. Non ci vediamo dal tempo dei libri di Milano, veramente. È vero. Vabbè, insomma, magari l'anno prossimo, proviamo il venerdì, vediamo che, secondo me, è la giusta via di mezzo, sì. Comunque, dai, so che voi state aspettando il momento in cui vi mostriamo i nostri acquisti. Cominciamo. Comincio io, che ce ne ho tanti, poi lascio te gli altri. Sì. Io ho fatto un acquistino al libraccio. Lei mi ha trovato un libro al libraccio che stavo cercando. Io da quando è uscito il film Dune mi sono un po' fissato, effettivamente mi è piaciuto un sacco, mi ha incuriosito molto la saga anche letteraria. Quindi la sto recuperando, no? Sono a metà del terzo libro, sono 6 libri più 2 spin-off scritti dal figlio dell'autore dopo che è morto. Quindi ho recuperato, lei mi ha trovato al libraccio, L'imperatore Dio di Dune, che è il volume 4, giusto? Sì. È il quarto volume. Noi abbiamo già in casa il primo, ho preso in biblioteca il secondo e il terzo, quindi insomma mi mancano comunque tutti a parte il primo da avere. Quasi metà prezzo, 11 euro al posto di... Sì. 11 al posto di 20, che era un'ottima offerta. Quell'edizione della Fanucci che mi piace, quindi ottimo. Poi sempre invece allo stand Fanucci, che c'era per in occasione del Salone del Libro, per tutti i giorni del Salone, c'è l'offerta 3x2. Sì. Prendi 3, paghi 2, ho preso altri libri di Dune, ovviamente. Gli Eretici di Dune, che è il quinto. La Rifondazione di Dune, che mi pare sia il sesto e ultimo di quelli scritti dal Frank Herbert. E ho preso anche questo, il terzo, I Figli di Dune, che lo sto leggendo adesso, ho la copia della biblioteca, quindi adesso possiamo restituirlo, che ho il mio personale. Quindi detto questo, mi mancano solo da recuperare il 2, il secondo libro di Dune, che prenderò qualche secondo momento. E poi prenderò anche un giorno gli spin-off, ovvero quelli fatti dopo dal figlio dell'autore di Frank Herbert. Questi 3 libricini, semplicemente ne ha pagati solo 2 al posto di pagarne 3. Sono 20 euro a libro, porca miseria, in realtà tantissimo che non spendevo così tanto per dei libri, che di solito li prendo usati, bancarelli o mercatini, però... Effettivamente ricercavo su eBay, su internet, ormai li vendono anche a prezzi un po' più alti, visto che c'è la foga dei film. Vero. Quindi niente, io ho preso queste cose qui, sono soddisfatto, ho speso un sacco di soldi, non so. Per quella volta in cui... Però sono contento che ho recuperato quasi tutta la saga, mi manca un solo dei primi 6 libri. Io invece, come acquisti, in realtà ne ho fatto uno solo, sembra quasi una tradizione, ogni volta che vado al Salone del Libro... Compro sempre un unico libro. L'anno scorso è stato amico mio di Gianmarco Perale, quest'anno un altro libro ancora, e ho trovato al libraccio questa edizione meravigliosa, lo sapete, le sto raccogliendo e quant'altro, ma cioè, visto sto cofanetto me ne sono innamorata, Le Mille e Una Notte. In questa edizione veramente bellissima, 2 volumi, cioè molto bella, splendida veramente, tra l'altro... La cosa di cui avevo il dubbio era come potessero essere messi i volumi dentro, cioè sono praticamente nuovi,
È vero, si è tenuti bene, c'è giusto un po' di rovinatino qui. Sì, ma... il font è questo qui, solito di questi libri, però ci sono tenuti benissimo. Il volume 2 non è praticamente stato mai aperto, l'1 sì, probabilmente, ma... Sì, ha preso un po' di sgraffignamento qui sulla cosa. Sì, ma... però c'è, nel senso, è tenuto talmente sì, bene... Bello, bello. Andiamo ad aggiungere alla collezione di libri neri Mondadori, che lei colleziona. C'è un video collezione che fatto sì, che ve lo linko qua su, andatelo a vedere. E tutti i suoi neri Mondadori che sono lì minacciosi, che ci guardano. Altri. Sì, esatto, che stanno per crollare, cioè, tutta quella libreria sta per crollare. La torre nera dei Mondadori. E poi, questi ve li devo introdurre un attimo, abbiamo incontrato Celeste, una fan, mettiamola così. Insomma, un'iscritta, ciao Celeste! Un'iscritta, siamo stati felici di conoscere lei, di conoscere il suo... suo compagno, fidanzato, marito, adesso non mi ricordo più qual tutto, è tutto. Insomma, Stefano, e praticamente prima del salone ci siamo sentite e lei qualche giorno prima aveva detto: guarda, io ho in casa questo libro qua, ma ti interessa? E io le faccio sì. Vittorino, cosa c'è? Che piangi? Insomma, chiacchierando abbiamo scoperto che entrambe avevamo libri che ci interessavano a vicenda e quindi abbiamo deciso di fare uno scambio. Io le ho dato due libri e lei ne ha dati altri due. Il primo che mi ha regalato è Jane Eyre di Charlotte Bronte. Sapete tutti quanto ho amato questo libro. In versione nera Mondadori. Esatto, non ce l'avevo in questa edizione, quindi quando mi ha detto che ce l'aveva io tipo occhi a cuoricino, sono stata felicissima e quindi è tornato a casa con me, sono contentissima. Tra l'altro è tenuto veramente bene, complimenti. Grande, grande Celeste, grazie. E poi mi ha voluto dare questo libro che effettivamente speravo di riuscire a procurarmi quanto prima possibile, che è il seguito di un libro che ho amato tantissimo, ovvero Il Quinto Figlio, e il libro in questione è Ben nel mondo. Qui si racconta appunto di Ben, questo figlio un po' insomma diverso, un po' problematico, che diventa adulto e quindi conosciamo le sue vicende, le sue vicissitudini. Sono molto curiosa perché appunto il primo libro mi era piaciuto da impazzire e insomma io ci spero che questo sia molto bello, anche perché ho sentito in realtà pareri molto contrastanti, pareri in cui dicevano che non è proprio il massimo rispetto al primo. Però io ci spero. E tra l'altro insieme a questi non solo libri ci hanno regalato, abbiamo trovato oggi, esatto, sì. ci hanno omaggiato di una cosa veramente carinissima, sì, fatta dalla mamma di Celeste, che noi ringraziamo, signora mamma Celeste, la ringraziamo tantissimo. Grazie mamma Celeste, sono veramente belli, ci piacciono tanto. Ci ha fatto due pensierini, li mostriamo insieme? Dai, due segnalibri ci ha fatto. Esatto, che... Eccoli qua, questa è una petta bellissima e questo è un ritratto delle Torino che Torino, alla fine sì, è molto fedele, la faccia è quella. Ciao, tieni un attimo, vediamo se ci facciamo il confronto, sì. Vieni qua. Ci somiglia. Io direi di sì. Io direi proprio di sì. Piace? Sei tu e Torino, andiamo. Non te lo mangiare, guardate, cioè. Sono uguali. Belli, belli. Signora mamma, grazie mille. Grazie, complimenti, molto. Fate tipo di immagino che se li vuole mangiare, sono così belli, Torino, che li vuoi mangiare. Sono fatte tipo di gomma piuma, che è molto sì, carina al tatto. Anche Torino. No. Anche Torino li ama. No, cioè, non si può mangiare. Quindi no, davvero, grazie, le apprezziamo tantissimo. Grazie mille, è stato un piacere conoscervi. Ovviamente abbiamo poi incontrato anche Pier Giorgio e Melissa. Sì, che incontriamo praticamente ovunque, cioè ogni occasione è buona per incontrarli. Quindi... Esatto, noi andiamo ogni tot anni a Domodossola solo per andarle a trovare. Sì. E poi abbiamo incontrato anche Martina Zero di Ima and the Books, è stato molto bello, è una patatina davvero. E, insomma, abbiamo chiacchierato quel poco tempo che c'era rimasto prima di andare e è stato bello veramente. Guarda, appunto, un sacco di gente siciliana, tu sei siciliana, è vero, la Celeste è siciliana, è vero. La Martina è siciliana, cioè caspita, oggi c'erano più siciliani nel salone del libro che Capaleano probabilmente. Hai visto? Veramente, è stato bello, è stato emozionante. Io dico sempre che fa sempre strano vedere le persone che conosci su internet, che sei abituato a vedere dietro uno schermo, lì dal vivo, davanti a te, in carne ed ossa. È stranissimo, però è bellissimo perché... È vero, sì. Anche l'anno scorso abbiamo incontrato un po' di voi, gente di YouTube o iscritti, è stato molto bello, sì. Sì, sì. Speriamo anche negli anni successivi di potervi continuare ad incontrare. Facciamo il raduno, facciamo lo stand degli obiti di biblioteca un giorno. Vabbè, un giorno... Ci noleggiamo il banchetto scrauso. Quando avremo abbastanza persone che vogliono
Fallo incontro. Cosa c'è a Torino? Hey, Torino, cosa cerchi di bello? Comunque. Saluti anche tu. Aiuto. Sì. Sì. Comunque, noi vi ringraziamo per averci seguiti, per insomma essere stati con noi oggi. Speriamo che vi abbia intrattenuti un po' questo piccolo vlog. Sì, bello, sempre bello andare al salone, sì. Andateci, che vale la pena. Sì, sì, assolutamente. E niente, noi vi salutiamo. Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al canale. Poi dai, c'è Torino, c'è la mascotte, cioè voglio dire... La petta zezze. È la petta. Quindi vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale, al mio canale, che poi è anche il suo, ciò che è suo è mio, ciò che è mio è suo. Ogni martedì ed ogni venerdì trovate un nuovo video sul canale. Iscrivetevi anche sui social, che lì vedrete tante cose oltre a quelle che vedete. Ma qui su Instagram c'è un sacco di Torino, sempre tantissimo. E niente, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video. Ciao, ciao gente!